Ben ritrovati su 19 Live Plus, il nostro appuntamento settimanale con politica, cultura e società. Il titolo che abbiamo scelto per voi oggi è Ucraina, la Sicilia in concerto per la pace. Ne parliamo con i nostri ospiti che oggi sono Gianna Fratta, direttrice d'orchestra e direttrice dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, e con i due violinisti Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas. Benvenuti ai nostri ospiti. Grazie, buongiorno a tutti. Bene, noi entriamo subito in argomento perché come sempre abbiamo solo 25 minuti. Direttrice Fratta, vengo subito da lei. L'Orchestra Sinfonica di Palermo che lei dirige è scesa in campo per l'Ucraina e per la pace. L'appuntamento è per domenica prossima al Teatro Politeama di Palermo. Ci spiega meglio il contenuto della vostra iniziativa? Dunque, rispondendo a una sollecitazione dell'assessorato di riferimento al turismo, sport e spettacolo, avvenuta appunto in seguito allo scoppio del conflitto, che ci suggeriva e suggeriva a tutti gli enti e le istituzioni musicali siciliane di organizzare manifestazioni pro-Ucraina, noi abbiamo immediatamente appunto risposto a questa sollecitazione e organizzato per domenica 20 marzo alle 11 un concerto per la pace europea, abbiamo intitolata così. Abbiamo oltretutto avuto anche l'appoggio di moltissimi soggetti pubblici, privati, innanzitutto la Croce Rossa Italiana e il Comitato di Palermo, ma anche grafici, tipografie, tutti ci hanno aiutato per come hanno potuto ad organizzare questo concerto, che oltretutto avrà un valore altamente simbolico perché abbiamo scelto come solisti due violinisti, una coppia innanzitutto di amici per quanto mi riguarda, ma soprattutto di grandi professionisti, che sono una coppia nella vita, ma sono di origini rispettivamente ucraina Oleksandr Semchuk e russa Ksenia Milas, per cui pensiamo di fare un'iniziativa bella, aperta alla città. È un'iniziativa di ingresso libero, dalle 10 del mattino di domenica tutti potranno venire al Politeama e assistere al concerto. Richiederemo semplicemente un'offerta libera per quanto e come ognuno potrà e vorrà donare alla Croce Rossa, diciamo ai punti di raccolta della Croce Rossa Italiana, che allestiremo in piazza Ruggero VII e dentro al Teatro Politeama, in modo tale che la raccolta di questi contributi potrà aiutare le popolazioni dell'Ucraina. E quindi ritengo che sia un'iniziativa che coinvolga e che coinvolgerà anche domenica veramente tutta la città di Palermo. Ci aspettiamo una che partecipazione. Come noto ha un grande cuore che è la città di Palermo, ma non solo, tutta la nostra il nostro paese ha un grande cuore ed è vicino alle popolazioni che sono in difficoltà in questo momento. Oleg e Ksenia, vengo da voi, marito e moglie, siete due artisti che, come ha detto la direttrice Fratta, si esibiranno al concerto di domenica. Oleksandr è ucraino, Ksenia è russa. Che valore ha per voi questo concerto? È un concerto molto simbolico, come ha detto la nostra direttrice del concerto e la nostra amica Gianna Fratta, per una serie di motivi. Innanzitutto, questa serie di concerti Musica per la Pace è partita da un singolo concerto a Sanremo che abbiamo proposto al nostro amico direttore artistico. Facciamo questa iniziativa. Lui ha detto sì, va benissimo, facciamo raccolta fondi, ti spiace coinvolgere la Croce Rossa? Va benissimo, va benissimo. E così in un secondo è nato questo concerto. Dopo si sono aggiunte le altre realtà, praticamente una collaborazione a livello umano, non ho paura di dire anche a livello nazionale, trovare questa risposta immediata che un semplice concerto diventato un progetto nazionale, che la musica veramente unisce tutti, musicisti che stanno sul palco, le persone che vengono per i concerti, addirittura ho
ora stiamo trattando, stiamo cercando la data finale, perché credo che la serie di concerti sarà finita presso il Parlamento italiano. Quindi ha preso questa veramente onda di solidarietà, una onda enorme di vicinanza al popolo che sta vivendo un momento più drammatico, anzi credo anche i popoli che stanno vivendo un momento più drammatico della nostra storia moderna, più tragico. Assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi questo sicuramente questa ondata di solidarietà di cui lei parlava è fondamentale. Dicevamo, la musica è scesa in campo. Fratta, quando il dialogo si interrompe, la pace è messa in discussione. Quale può essere appunto il ruolo dell'arte e della musica? Ma diciamo, in questi giorni c'è stato un grande dibattito a livello nazionale in Italia, ma penso anche in tanti stati europei e non solo, sulla funzione della musica e della cultura. Tanti artisti sono stati chiamati a fare dichiarazioni, a esprimersi, anche coloro che non avevano preso una posizione. C'è stato il caso ovviamente più famoso di tutti, quello di Gergiev, allontanato non solo dalla Scala, ma da cancellazione di tanti concerti per artisti purtroppo russi. Ora è chiaro che non si può negare che l'arte, la cultura e la politica siano interconnesse, perché l'arte è descrizione, è visione del mondo, e in quanto visione del mondo partecipa alle scelte politiche. Tutti i grandi governanti hanno voluto nella storia l'appoggio dell'intelligenza, degli intellettuali, dei pittori, degli artisti, non ultimo anche Putin nel 2014 con la famosa raccolta delle firme in appoggio alla sua invasione della Crimea. Quindi diciamo, non si possono negare le interrelazioni tra arte, cultura e politica. Sebbene questo sia innegabile, ritengo che l'arte e la cultura debbano mantenere una propria indipendenza dalle scelte politiche. Unire o collegare il popolo russo alle scelte di un governante, chiunque esso sia, ma in generale questo vale penso per tutti i popoli, io lo trovo incredibilmente ingiusto. Per questo noi sul palco abbiamo voluto un artista ucraino e un artista russa, perché quello che è unito e frammentato e spezzettato dalla politica e invece è unito dall'arte, dalla pittura, dalla musica. Ecco, dalla forse cultura. L'arte riesce a cogliere e ad abbracciare quella complessità che forse oggi non neanche la politica riesce ad abbracciare, più proprio per la sua natura grande. Torneremo su questo argomento, perché come ha detto lei giustamente, questo è il tema, è il tema che diciamo la situazione internazionale ci sta ponendo in maniera importante. Torno dai nostri violinisti che sono direttamente coinvolti, avendo loro questa doppia nazionalità ucraina russa, la situazione di crisi che vivono i territori dai quali chiaramente provenite. Diciamo è importante. Questo ha cambiato qualcosa tra di voi e come ha inciso nel vostro rapporto? Ma devo dire che ha cambiato tanto, ma ha cambiato nel modo migliore, perché onestamente ci siamo uniti ancora di più in questo periodo, le nostre famiglie si sono unite ancora di più, ci sentiamo ovviamente anche molto più spesso, ci sentiamo spessissimo con i nostri amici, cerchiamo di aiutare uno all'altro in qualsiasi modo che riusciamo a fare. Stiamo organizzando per amici provenienti da Ucraina, stiamo organizzando gli alloggi in tutto il mondo, contattando diversi amici da tutto il mondo. Devo dire che identica di situazione troviamo anche per i nostri amici dalla Russia. Si sono trovati tanti in difficoltà i musicisti che vivono in Europa, e quindi comunque questa situazione, che è molto pesante, molto difficile, comunque ha unito ancora di più noi e anche la gente a quale ci teniamo. Abbiamo, Xenia ha aiutato una intera famiglia con bambini problemi disabili, ecco, di trovare a Vienna alloggio, vitto e servizio medicinale.
vedere questa unione quando non si guarda nulla a parte del fatto umano. Stiamo parlando praticamente di una rivalutazione dei valori umani essenziali. Ecco, questo è molto molto bello anche come messaggio da lasciare. La situazione è veramente difficile, è veramente drammatica e contrappone, vuole contrapporre la politica, vuole contrapporre popoli, vuole contrapporre esseri umani, ma lì viene fuori, ecco, la grande bellezza dell'umanità della persona. Questo, diciamo, è sicuramente una bellissima testimonianza. Gianna Fratta, torno da lei. Il 21 gennaio scorso, quando già la tensione era altissima, lei era a Kiev a dirigere il concerto Ad Memoriam, peraltro sconsigliato diciamo per i rischi già concreti. Posso chiederle perché lo ha fatto? Ma era un concerto oltretutto organizzato proprio da Oles, perché lui ha tanti amici, è molto conosciuto ovviamente in Ucraina, essendo uno degli artisti più di rilievo, quindi la Filarmonica lo ha invitato e lui a sua volta nell'organizzazione di questo concerto ha coinvolto Xenia, me come direttrice d'orchestra e un altro nostro amico violista, in quel caso violinista e violista italiano. Prima di partire eravamo molto indecisi perché annullavano i voli, sia prima per il Covid, poi ci scriveva il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura dicendo voi volete venire però sappiate che comunque c'è il rischio che Putin possa invadere l'Ucraina, già c'erano i carri armati al confine. Però alla fine ci siamo un po' consultati, insomma, tra noi quattro e abbiamo pensato che una cosa programmata comunque non volevamo farla fermare da una minaccia di guerra, perché sarebbe stato come un po' arrendersi alla paura o proprio al conflitto. E quindi tutti insieme siamo partiti. E poi la cosa più diciamo sintomatica è che in questi giorni noi dovevamo essere lì per un giro di concerti, nel senso che a gennaio era stato un primo concerto, ma proprio in questi giorni, dal 12 al 19 di marzo, quindi proprio ora, dovevamo essere in un giro di concerti a Ivano-Frankivsk, Lviv, Leopoli, eccetera. E fino a veramente qualche giorno fa, prima che ci fosse proprio la distruzione totale, quando avevano già cancellato tutti i voli e già era iniziata l'invasione, io mi ricordo che Oleg ci ha detto vabbè, casomai andiamo in macchina, cioè proprio perché era talmente, cioè ci chiamò e mi disse no, noi dobbiamo partire comunque a fare il concerto. Poi ovviamente naturalmente per come sono andati gli eventi era impossibile ipotizzare un viaggio in macchina o un concerto in questa situazione, quindi ci siamo dovuti arrendere, ma veramente proprio quando la situazione era impossibile da sostenere, perché se no tutti e quattro saremmo ripartiti veramente anche sotto le bombe, perché come rischiano le persone che sono lì, avremmo rischiato noi da artisti mettendo a disposizione quello che facciamo. Ecco, questa riprende quello che dicevamo, l'irriducibilità del cuore umano, dell'arte, ma in quanto espressione dell'uomo. Ritorno da Oleksandr e Xenia, voi vivete in Italia ormai da diversi anni, anche voi come accennavate prima vi state adoperando in ogni modo, anche attraverso l'arte, con l'aiuto della Croce Rossa, per sostenere il popolo ucraino e soprattutto per costruire ponti di dialogo. Ci potete raccontare meglio nello specifico, già diciamo Oleksandr ci ha accennato quelli che saranno un po' i prossimi appuntamenti, ci potete raccontare cosa appunto state facendo e quali saranno i prossimi appuntamenti? Come dicevo, questa serie di concerti che il titolo in verità è una frase antica italiana leggermente rifraseggiata, anzi proprio al contrario, quando parlano le muse tacciono le armi, perché in originale è al contrario. Sì, sì, è una frase latina, è una frase latina in origine. Sì, sì. Sì, sì, infatti quando parlano le muse tacciono le armi, due punti, la musica unisce. Come ho detto, da un singolo concerto è partita una linea veramente enorme, una linea di solidarietà, vicinanza. Abbiamo fatto a Sanremo, a Taranto, a Bari, a Cisternino,
non posso dimenticare un villaggio piccolissimo, ma vedere tutto il villaggio unito intorno al parroco che ha preso la macchina e è andato lì a portare i bambini disabili nel villaggio. E dopodiché sono venuti al concerto, veramente ti fa piangere il cuore vedere questa solidarietà. Dopo saremo a Morbegno, da Morbegno di notte prendiamo l'aereo e scendiamo a Palermo, da Palermo torniamo a Foggia e così via. Insomma, siete scesi in campo, una chiamata alle arti, diciamo per parafrasare, e siete scesi in campo, quindi questo sicuramente è da attenzionare. È l'arma più potente che può colpire senza ferire, perché ormai il cuore di tutti quanti è veramente ferito. Credo, vedere questa solidarietà. Ecco, questo ci riconcilia, è balsamo per queste ferite. Gianna Fratta, si pensa invece spesso che nei tempi come questi, nei tempi di crisi, l'arte e la cultura non siano una priorità. Forse perché l'abbiamo soltanto relegata nell'ambito dell'intrattenimento. Esatto, l'arte è molto di più. Ma appunto, se niente più dell'arte esprime l'uomo come in tutte le sue dimensioni, quindi come dicevamo prima, anche quella politica, come si può ritenere, appunto, tenere a margine l'arte, ritenerla, come diceva lei, non politica? Quindi veramente bisogna aiutarsi a prendere coscienza che non è possibile marginalizzarla. Ma diciamo che credo che l'essere umano si differenzi forse dagli altri esseri della Terra, perché oltre a nutrire l'aspetto, diciamo, nutrirsi di proteine, vitamine, eccetera, ha bisogno di nutrire il proprio animo, che è quello che ci rende esseri umani, e avere la possibilità di esprimerci, di esprimere delle emozioni, di ricambiarle, di condividere valori, di connettere idee. E questo non accade con il nutrimento, con quello che viene considerato l'essenziale, no? Mi ricordo qualche tempo fa, no, qualche nostro politico che disse che di arte, che l'arte non, che con l'arte non si mangia, e così non ci dà da mangiare, nel senso che non ci nutre, non è essenziale alla sopravvivenza fisica, ma è fondamentale per la sopravvivenza psichica, emotiva dell'essere umano. Quindi io credo che il valore, cioè ciò che veramente rende l'uomo essere umano, è proprio la sua capacità di esprimersi artisticamente, e tutti lo facciamo, non soltanto i musicisti, i pittori, gli scultori, anche chi ascolta, chi ha il bisogno di ascoltare la musica, di vedere un film, di emozionarsi davanti a un quadro, di toccare una scultura e vibrare. E tutti, in qualche modo, chi fa e chi fruisce dell'arte ne ha la necessità, e ritengo che quindi ovviamente combattere con l'arte, con la musica, come noi ora possiamo fare, questa guerra sia l'unica vera possibilità, con la cultura, con la forza delle idee. Tanto perché è vero. Questo rende civico anche il nostro messaggio, cioè un messaggio civile per tutti. Tanto è vero che... Chiedo perdono, Gianna, mi permetto un piccolo inserimento, chiedo scusa. Prego. Sono d'accordo con quel politico italiano, perché i tedeschi hanno fatto un bellissimo investimento nella cultura in arco di ultimi 15 anni. Devo dire che la statistica è che prima della chiusura del Covid, in tutti i teatri per la musica classica hanno venduto più biglietti che invece per Bundesliga, per il calcio. Quindi la cultura sì che ci fa nutrire, sì che fa funzionare. Il turismo culturale in Inghilterra, con arrivo di Ryanair, GoFly, eccetera eccetera, c'ha più income del stoccaggio e trasporto. Quindi, fatto bene il conto
per turismo italiano e in questo caso anche turismo di un certo livello, chiaramente con investimenti, con management giusto, si potrebbe ottenere dei splendidi risultati. Ed è un investimento, Italia potrebbe, esatto, anche qui si mettere a capo di questo movimento europeo. Sì, è uno studio, dico sicuramente è un investimento che ripaga sempre abbondantemente in tutte le sue forme, in tutte le dimensioni. Ricordo, certo, solo così una volta che si fece in una scuola, osservarono due gruppi di ragazzi al mattino, ad un gruppo facevano ascoltare Mozart prima di iniziare le lezioni per diverso tempo e all'altro no, e facevano gli stessi programmi, le stesse lezioni con gli stessi professori, i risultati sono stati diversi. Ok, cioè, ci sarebbe qui da fare altre 10 puntate su questo argomento, però io dico la cultura ha un valore che lo si riconosca o no, e la cultura subisce e anche spesso presa di mira proprio perché quel valore e quel significato, quel forte messaggio ha. Penso a un autore russo che io amo moltissimo, che è Fyodor Dostoevskij, che diceva la bellezza salverà il mondo. Oggi lui stesso subisce ancora la stessa sorte della sua patria, perché è stato ostracizzato, la cronaca è nota a tutti, è stato qualcuno quantomeno ha provato a metterlo al bando, si può condannare? Questa domanda la voglio fare a Xenia. Un intero popolo e la sua cultura per scelte non sue, e come da russi si vive questa cosa, non so come chiamarla, io la chiamerei un oltraggio, come si vive questo da russi? Difficile, innanzitutto non saprei risponderle al 100%, anche perché io non mi trovo in Russia, quindi non saprei, cioè in pratica posso sapere solamente dalle notizie cosa sta succedendo lì. È sicuro che non stanno succedendo delle belle cose anche nel mio paese. Poi dalla parte mia posso dire che mi sento molto addolorata di tutto questo che sta succedendo, mi sento addolorata per il popolo, per gli intellettuali che comunque purtroppo in questo momento subiscono diverse cose. Questo sicuramente è un tema che ci sta a cuore, perché il popolo è il popolo e la cultura è con tutto il portato della sua cultura e va rispettato. Bene, siamo in chiusura, quindi brevemente. Sì. Se parla Xenia di questo tema sembra che lei è una coinvolta, se parlo io sembra che certo, sono dalla parte sbagliata, però io in primis direi che questo bullismo di cultura, dell'arte, che secondo me è assolutamente trasversale, che va ben oltre qualsiasi limiti, qualsiasi confini, eccetera, va oltre la storia. Lo trovo assolutamente profondamente sbagliato. Qui bisogna distinguere se uno prende la decisione politica, come nel 2014 i famosi personaggi che hanno firmato la lettera per Putin, oppure come ieri un pianista, Berezovsky, ha cominciato a dire che dai, spegniamo in tutta l'Ucraina elettricità, così magari se ne rendono conto, cioè le frasi del genere. Certo. Se uno prende questa posizione, chiaramente non possiamo dire che tutti sono così, perché noi abbiamo bellissimi esempi quando stessi artisti russi magari anche stando zitti perché hanno paura per i propri familiari, genitori, vicini, cari, che magari hanno una situazione drammatica perché sono ormai avvisati. Ecco.
Quindi in questo caso sicuramente è sbagliato censurare una parte della cultura importantissima che è la cultura mondiale. Come noi per la proposta del concerto a Roma abbiamo proposto, anzi la prima proposta è per il concerto a Palermo, ecco, dove abbiamo anche la musica di Bach. Nonostante che ci sia lì un personaggio come che 80 anni abbiamo sappiamo tutti che ha finito male, però noi comunque suoniamo la musica di Bach. Ecco, e quindi, su questo io sono in chiusura, purtroppo devo interrompere, era interessantissimo, però su questo punto restiamo su Bach a Palermo, dove che tutti andremo ad ascoltare, e restiamo sulla pace, che per costruirla non si può alimentare l'odio per un tra popoli e culture, cioè tra l'altro tra due popoli fratelli. Per costruire la pace bisogna costruire ponti di dialogo, e la musica ci aiuta in questo. Quindi io ringrazio intanto i nostri ospiti, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, avremmo avuto tanto da poter raccontare. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, per il preziosissimo apporto che ci hanno dato. Diamo appuntamento, ricordiamo a tutti, il concerto di Palermo, che avete visto anche passare con le immagini in sovraimpressione. Io ringrazio voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di 19 Live Plus. Buon proseguimento di ascolto.